Luca, facciamo un passo indietro, ricordo la tua presentazione, le tue parole, le tue ambizioni, poi qualcosa non ha funzionato, è corretto dire che la tua stagione scorsa è andata un po' di pari passo con quella di tutta la squadra? Sì, cioè, diciamo che l'anno scorso è stata un'annata negativa per tutti, mentre quest'anno bisogna cercare di recuperare, di rimettersi in gioco e di riscattarci, perché deve essere un anno importante per noi. Ecco, l'importante è appunto calarsi nella nuova realtà che tu conosci comunque molto bene, quella della Serie B, ed essere sul pezzo, come si dice, per poi tornare dove tutti sperano. Beh, certo, qual è la speranza di tutti, però bisogna partire umili, testa bassa, lavorare e poi dopo cercare comunque di andare bene in campionato, cercare comunque di dar continuità a un lavoro che abbiamo dato inizio da qualche giorno e poi naturalmente sperare, anzi cercare di fare risultati positivi. Ecco, parlando della tua stagione che si è conclusa, che spiegazioni dai? Cioè, ma anche una così magari mancanza di fiducia dall'inizio, dover sempre dimostrare qualcosa, oppure un'annata storta e chiudiamo lì? Ma io direi più che altro un'annata storta, perché comunque è stata un'annata difficile per tutti, complicata per tutti, quindi non c'è mai stato una continuità magari in certi risultati, che appunto la prima vittoria è venuta a marzo, quindi diciamo che questo è stato il problema, non è stato secondo me altro. Poi ripeto, secondo me c'è stata anche tanta sfortuna. Pericoli maggiori di questa stagione, tu la Serie B la conosci bene, so che alcuni tuoi compagni magari non hanno del tutto metabolizzato questa retrocessione, se non si è convinti di restare forse conviene cambiare, diciamo, aria. No, beh, come ho già detto prima, l'importante è lavorare, rimanere umili e star concentrati, perché il campionato di B è lungo, è difficile, c'è sempre qualche sorpresa, quindi non bisogna mai calare la tensione, bisogna lavorare e dar continuità al lavoro. Prima impressione su Fabio Pecchia, nuovo allenatore, Luca? No, io bene, molto positivo, perché ci sta tenendo tutti sul filo, ci sta facendo lavorare intensamente appunto dai primi giorni, quindi è un'ottima impressione. Poi dopo pian piano insomma incominceremo anche a capire le sue volontà sul gioco e su altre cose insomma. Ho visto carico, molto carico anche Nicola Corrent, ex capitano del Verona, adesso vice allenatore appunto vostro. Sì, no, io non lo conoscevo, poi l'ho conosciuto, no, siamo tutti carichi appunto, quindi per fare una grande stagione e per cercare magari di tirarci via le soddisfazioni che l'anno scorso non ci sono state. Questa pressione appunto di dover per forza vincere è più uno stimolo o magari un freno a mano in certe situazioni? Ma per forza vincere secondo me non c'è scritto da nessuna parte, l'importante è far bene, l'importante è cercare di dar continuità al lavoro e appunto magari poi dopo di conseguenza facendo bene di comunque stare in vetta per cercare di comunque realizzare il sogno di ritornare comunque in A. Il fatto che Giampaolo Pazzini sia rimasto con voi cosa significa per lo spogliatoio scaligero? Ah beh, è una cosa molto importante, perché comunque un campione come lui magari poteva avere altre soluzioni, invece è rimasto, ha voluto dare un segnale forte secondo me sia a noi che alla piazza per far vedere che comunque vogliamo far bene quest'anno e magari appunto cercare di tornare in Serie A subito. Personalmente cosa ti aspetti da questa stagione a livello proprio personale? Beh, essendo in B comunque ho sempre fatto abbastanza bene, quindi spero di tirarmi via delle soddisfazioni che magari l'anno scorso non ci sono riuscito personalmente, però spero che più che altro il gruppo faccia la differenza e che ci togliamo delle soddisfazioni sia noi giocatori, staff e tutto, come la città, come merita.